Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Virus di Noyz Narcos. È tornato a distanza di 4 anni da Enemy, quello che era il suo ultimo progetto solista. Non ne abbiamo mai avuto modo di parlare in questo canale, ma credo che sia il mio rapper italiano preferito all time, perché secondo me ha una discografia troppo solida, molto di più di moltissimi altri rapper italiani che vengono elevati insomma a GOAT. Quindi sono molto in hype per questo album, nonostante non nego che non lo ascolto più come magari lo ascoltavo un 5-6 anni fa. Sono 16 tracce, noi partiamo da Uomo a Terra, ma prima di farlo lasciate un mi piace, così su fiducia, e se non lo siete iscrivetevi al canale, mi raccomando. Bellissimi testi, quanto godo. Un colpo di scena, ogni cambio di scena, girati di schiena, non voglio cambiare, l'ho scelto questo. Salutami a presto, prima d'arrivare il primo che scompare. Bello il beat. A Santa Pollinare, ci postato nei miei gista, al centro della pista, il meglio della sera non lo vedi in Insta. Quando morirò per strada non me fate rolli come a Gandolfini, finché vivo me fate bocchini. Vivo per sta roba che se non me moro. Citazione al vecchio pezzo. Chuck Moro. Esce il corpo da una bar in via della Lungara. Io mi cannottiera, fumano nel sottoscala. Per iniziare un pezzo in perfetto stile Noyz Narcos, perché alla fine la cosa che più lo contraddistingue è il suo flow, che effettivamente non cambia nemmeno chissà quanto, però ogni volta è proprio potente, perché lui secondo me ha un'attitudine pazzesca proprio da strada. Per dirvi, nel ritorno cita anche Si non me moro, che è un pezzo suo uscito qualche anno fa, che tra l'altro fa proprio parte di Enemy, il suo ultimo progetto prima di questo insomma, e anche quella canzone come questa era prodotta da Nice Skinny. Quindi io andrei con la seconda, che è Virus. Su sto cielo, il grigio, mamma mia, questa città matcha col mio nero. Gioventù bruciata, una scritta in piazza, una mia cheat. Se ci pensi esci, te suona gangsta shit. Drive by, okay. South Central, Luce frega cazzi della lista. Oh, bello ritornello. Ehi, con i miei homie. Vado di classe su sti cerchi e sto mezzo pesante. I'm bout it come a Lennox. Narcos rap e no bullshit. Quello che Lucio Fulci. Alla mia festa tutti personaggi di rilievo. Questo è meglio che non la scrivi. Anche questa davvero clamorosa. Questo giro la produzione è di Sine, e devo dire che si è sposata perfettamente con la voce di Noyz. Veramente anche un bel beat. Lui come sempre ci ha rappato tutto in maniera proprio truce, cioè truce, non mi viene altro per definirlo. A questo giro il ritornello è molto bello, mi dà molto, sai, hip hop, con insomma proprio a livello di sound che ha, quindi anche questa assolutamente carina. Io andrei avanti con Volante 4, dove troviamo Ketama e Franco. Hyperpop. Devo far piagne sta canzone per la tua attenzione. Ehi. Guardami guidare col ginocchio mentre leggo, okay, la cartina. L'ultimo sorso di sta bella. Oh, bello il beat. La gang dell'odio e dell'amore, Roma il filo conduttore nel disagio come nel tenore. Va bene. Bello. Guarda già adesso. Un quarto di vino, un quarto di luna, un quarto a luna. Il freddo punge sotto voi. Vai Franco. L'aria di un respiro solo è troppo poco. Ti direi tutto finito, che ne uscirò pulito. Molto carina anche questa. Che dire, rispetto alle prime due si sente che c'è qualcosa di diverso, e questo è dovuto anche alla presenza di Ketama e Franco. E prima di tutto mi vorrei basare proprio su questo. Che bello vedere magari Noyz, no, che rappresenta il Truce Clan, e Ketama e Franco che sono a 126 insieme in un'unica traccia. Cioè, è come se fossero due generazioni di Roma che comunque collaborano tra di loro e rilasciano hit, perché alla fine Noyz con il Truce Clan è quello che, cioè, sono quelli che a Roma hanno portato proprio questa shit del rap, mentre magari la Love Gang possiamo un po' definirli il presente della scena romana. Ketama secondo me fa un gran ritornello, mi è piaciuto davvero tanto, anche la sua strofa niente male, così come quella di Franco. Diciamo che forse così su due piedi mi sarei aspettato ancora di più da Franco, perché so lui nei pezzi rap quanto è forte. L'idea appunto di una collaborazione con Noyz mi aveva messo non poco hype. Fa una bella strofa per carità, però poteva fare di più. Noyz come sempre c'ha sempre il suo stile, su cui secondo me per certi versi è anche incriticabile, nel senso posso capire se magari critichi il fatto il flow è sempre lo stesso, un po' monotono nei testi e tutto quello che vuoi, però alla fine poi a rappare ti dà le mazzate in culo. Io andrei avanti con la prossima, che è Cry Later con Sfere Basta e Luchè. Quando ho iniziato ero arrabbiato, squattrinato. Dio l'ho dato per sta chance che mi ha dato Artem. Le prime volte sei violento, quando fai due soldi ne vuoi sempre il doppio poi il triplo. La mia vita gira dentro al trita, grindi per i contanti. Sono passati anni, ok, quando scrivo
sudo, combatto contro me stesso, un incontro di judo. Voglio vivere, stare su un palco, stare sul tetto del mondo. Sei di mattina, ma sceso a compromesso. Ma se l'avessi permesso, avrei tradito me stesso. No, tu non preoccuparti, oggi ridi, poi piangi. Allora, inizio col dire questa cosa prima che me la scordo, l'ho notata subito. Ha detto nella prima strofa Noyz, Dio l'ho dato per sta chance che m'ha dato, poi aggiunge lui al tempo, che è una citazione alla traccia di Gio Cassano, anzi alla barra di Gio Cassano ripresa nella traccia La calda notte. Gio Cassano è uno dei rapper old school, soprattutto credo più innovativi al tempo, perché faceva questa roba mezzo in americana slengata che era ai tempi super rivoluzionaria. Per il resto, sicuramente fino adesso la canzone più mainstream dell'album, arricchita in questo caso dalla presenza magari di Sfera Ebbasta che fa ritornello. Secondo me il ritornello che fa non è cattivo. Quello che non mi è piaciuto è che per esempio c'è la prima strofa di Noyz, come sempre col suo mood ben preciso, e poi dal nulla attacca Sfera con questa voce che secondo me è un po' troppo alta a livello proprio di nota, che secondo me non ci sta troppo bene con la strofa di Noyz. Se avesse fatto lo stesso ritornello magari con un sound leggermente diverso, un po' più conscious, secondo me ci sarebbe stato molto meglio. Luke invece fa una bella strofa, tranquilla, niente male. Il mood, la filosofia del pezzo è Laugh now, cry later, che vuol dire ridi adesso, piangi dopo. Direi di andare con la prossima, Welcome Back featuring Raekwon. Io sul divano presso male un altro giorno. Madre, mamma che beat. Come non sputa. Oggi non torno se non riempio di contanti la tuta. E sto seduto in cucina. Mamma mia. Solo brutte intenzioni. È sempre tutto sbagliato. Sempre fanculo allo stato. Spero che allenti schianti a 180 sulla 1. Tu all'inferno ti diranno benvenuto. Ok. Ok. Go. Nina. Fino adesso la mia preferita senza alcuna ombra di dubbio, a partire dalla produzione di Night Skinny, che secondo me ha cacciato un beat clamoroso, pieno di influenze old school, anche nel ritornello con questo, non sono proprio scratch, però questa vocina che c'è, che accompagna proprio la voce di Noyz Narcos, secondo me molto molto figa. Presente il primo featuring internazionale di questo album, Raekwon, che per chi non lo sapesse è un membro del Wu-Tang Clan, quindi comunque parliamo di un gruppo che in America ai tempi ha gettato le basi proprio per il rap, e secondo me in parte possiamo paragonarlo a quello che un po' ha fatto il Truce Clan in Italia, ma anche meglio sicuramente proprio a Roma. Quindi sono felicissimo per Noyz Narcos, perché fare questa collaborazione è stato come togliersi una soddisfazione, proprio un sogno che magari aveva sin da quando ha incominciato a rappare. L'ultima parte della canzone è una skit in cui proprio Raekwon props a Noyz Narcos, e tra l'altro gli ha dedicato anche un post su Instagram, quindi io adesso non lo so se perché Noyz l'ha pagato per fare certe cose, lui è venuto dal cuore, però è una cosa bellissima secondo me. E procederei con la prossima, che è Spine con Coez. Sei al centro del mio cuore come Naspina. Oh Gesù. Sente tu sotto le scale con la gonna corta. In ospedale con una mano rotta. Hey. Sei bella con una pistola in mano. Oh. Un motivo al mondo per tornare ora non c'è. Io non so l'amore cosa vuol dire. Ok. Sfascio sempre tutto, non lo faccio apposta. Tu che sei sola chiusa nella stanza. Che non m'abbandoni. Sei bella con una. Un Noyz Narcos penso come mai l'abbiamo sentito prima, perché a differenza delle altre canzoni qui anche sulla sua voce vengono applicati comunque degli effetti, ed è una cosa che alla fine è abbastanza insolita, perché lui, come ripeto, ha sempre quel flow cattivo, quella rappata pulita senza alcun tipo di effetti, e invece qui si vede che è stato indirizzato più verso un sound magari da hit mainstream indie, ma non è proprio indie. Chiaramente questo è dovuto anche alla presenza di Coez, che secondo me fa davvero un bel ritornello. Io andrei avanti con Footlocker con Geolier. La Madonna piange, un fiume Gange, coi cadaveri a mollo. Via l'allarme, mamma no il panic, beat. Jump food, organic, premere rec, prendi 100 ammo, vuoto una click dentro il bag. Flash di noi, in 18 dentro una cucina. Con mio bro che cucina, il mio ci stacca l'allarme al Footlocker. Back in the day, dimmi chi è. Oh, Tony F. Dopo casella per Napoli, poi piscio fa casare la roba abita, voi siete ironici. No, mamma mia. Lingotti in di cassa. Ehi. Mi guarda.
Make money for my homie, verità. Paurosa innanzitutto per la collaborazione, Noyz Narcos e Geolier, praticamente due mondi opposti, non così diversi, però diciamo Roma e Napoli praticamente. E devo dire che Geolier su questo beat, insomma, un po' hardcore, con la voce che ha reso davvero bene, perché ci stava un sacco. Secondo me ha cacciato fuori uno strofone, così come anche quello di Noyz, perché lui su queste produzioni riesce a dare il meglio di sé, veramente troppo cattivo. Ancora una volta la produzione di Skinny, e secondo me ha cacciato veramente un bel beat. Io andrei avanti con Norez featuring Capo Plaza e Gue. Mi squilla l'iPhone, sono intrappolato dentro lo studio. Ehi, la mia pischella cucina sta madre di Dio. Nuovo gioco, nuovi euro. Ok. Non voglio fare nomi, snitch, vorrei farvi fuori. Voglio Rex, io voglio i Rex. Ok. Non sai che ha fatto una hit, Capo? Ho fatto scaccomat. Se mi chiami, non mi trovi. Ehi, ok. Se mi cerchi, sai dove trovarmi. Oggi, dentro queste pussi come un hobby. Ehi. Nuova giacca, nuova borsa, nuovi cash. Che il quartiere ti leva e ti dà. Norez nel mio appartamento. Corro la maratona, resta in pace e inizia. Corri al Forlan. Posso dirvi che inaspettatamente qua l'MVP della canzone, a mio avviso, è Capo Plaza, perché ha fatto un ritornello veramente fico in culo, cioè mi è piaciuto tantissimo, anche perché non me l'aspettavo. Poi la sua strofa, per carità, non mi ha fatto impazzire, però solo per il ritornello secondo me è stato il migliore. Noyz come sempre droppa uno strofone, e invece qua Gue, vi dico che insomma è un po' il solito Gue dei featuring, nel senso che, bah, non lo so, la sua strofa non mi ha fatto impazzire. Lui è un artista che già di base non mi piace tanto, però devo dire che questo 2021, cioè, ha fatto il panico, perché se pensate che ha droppato due lavori, uno come Fast Life Volume 4, in cui comunque ha riportato, diciamo, quel concetto di mixtape che in Italia si era un po' perso, con quei beat in cui ci rappava stecca sopra e via dicendo, e poi anche un album come Guesus, che invece è molto più mainstream ma comunque fatto bene, direi che questo 2021 l'ha spaccato. Però in questo featuring sinceramente non mi ha detto granché, quindi andrei avanti con Blister con Franco 126. Tornerò domattina, non prima dell'alba. Ehi. Giù sotto al portone. Fammi posto in sto letto. Bello il beat. Non può più scaldarmi. Bello. Pensando quei secondi prima di poter sparire. Ogni giorno uguale all'altro. Mamma che bello. Tra le lacrime che versi ci galleggio. Il mio pezzo in radio che non passerà mai. 9 di mattina attaccano gli operai. Tanti mal di testa e basta. Mamma, non si ferma più. Meglio morì da soli che vive così. Schiavi dal lunedì al venerdì. Signori, ma che ritornello ha tirato fuori Franchino in questo caso? Cioè, io ve l'ho detto, nella prima canzone in cui c'è la sua presenza mi aspettavo di più, ma qui veramente fire. Cioè, ha fatto un ritornello perfetto, con tutto questo alone un po' di malinconia, di tristezza. E questa, per esempio, a differenza dell'altra in cui Noyz magari l'ho visto un po' sforzato, vi dico che sarebbe una perfetta canzone mainstream, però in stile Noyz Narcos, perché qua ci sono due strofe sue in cui rappa come solito in maniera molto truce, molto cattiva, e poi accompagnate da un ritornello che fa Franco. No, magari c'è qua un po' il suo lato un po' più indie, ma secondo me ha fatto un ritornello veramente bellissimo, che poi si sposa perfettamente con le due strofe di Noyz, quindi tantissima roba. Andrei avanti con Dope Boy. C'ho una camicia sola, mamma sta de Cristo. Controllo bene il pacco prima dell'acquisto. Dici, sai, bro, che sento Top Boy. Mamma mia. Ragazza che se muore per i pezzi tuoi. C'ho bisogno di pomparmi un po' di merda nuova. Che i tuoi album sono culto, ma li so a memoria. Madre, che bella. Tutti vogliono una foto con il Dope Boy. Sai che c'è, bro, che non ci ho pensato. Mi piacerebbe fosse tutto uguale a quando me ne sono andato, ma un motivo c'era se me ne sono nato. Corro ancora con gli stronzi che ho incontrato nel 97. La Madonna di Sempione ci protegge. Incredibile questa. Credo che sia la prima traccia effettivamente introspettiva, comunque in cui proprio si racconta Noyz. Non che nelle altre non l'abbia fatto, però questo è proprio un testo, non lo so, in un certo senso dedicato ai suoi fan, in cui proprio si apre, si mette a nudo completamente. Il beat in questo caso di Skinny, un altro
un'altra volta, è veramente bello e si sposa proprio con quello che poi è il concept della canzone. E niente, ci sono un sacco magari di barre, riferimenti fighi, come i ragazzi che gli chiedono quando esce il nuovo album, perché gli altri ormai li sanno già a memoria, e soprattutto quanto poi Noize sia stato una figura importante e influente proprio per la sua città, per i ragazzi di Roma. Credo la mia preferita, posso dirlo? Penso di sì. Andiamo avanti con Worst Way featuring Cameron. Alzo gli occhi da terra, ho dormito anche mamma mia standard. M'inghiotto sta scena, so l'uomo nero fondato un impero sui San Pietrino. Entro nel campo a gamba tesa, scorretto e corrotto. Bello il ritornello. Ok. Pure oggi per strada non torni tutti cazzo dei giorni studiando la formula per fai soldi fin quando che i soldi rimpiazzano i morti. Secondo e ultimo feat internazionale di questo album, e questa volta l'ospite è Cameron, che è anche conosciuto come Killa Cam, nonché uno dei membri dei Dipset. Anche lui ha fatto veramente la storia del rap americano e possiamo considerarlo anche uno dei rapper più innovativi, per dirvi una stronzata. È uno dei primi che magari si è vestito con rosa, cosa che specialmente nei 90 era tipo una pazzia, perché lì appunto c'era tutto questo mito del gangsta rapper incazzato nero col mondo, e quindi fare una cosa del genere voleva dire veramente andare contro le regole e dare insomma scalpore. Devo dire la verità, rispetto alla canzone con Raekwon mi è piaciuta un pochino di meno, quella la vedo molto più azzeccata e molto più completa. Qui c'è una sua piccola strofa, per il resto insomma fa più o meno tutto Noize, vabbè, fa il ritornello, cosa non da poco. Non mi ha fatto impazzire, cioè resta una hit, però lì ci ho visto magari, non lo so, di più un'intesa tra i due rap. E andrei avanti con War Games. Ovunque corre tutta questa gente, vai dall'altra parte o città parte. Ama i tuoi nemici perché tirano fuori il tuo meglio. Odia chi non rispetta il tuo inferno. In via vai, rogna in zona mia, omi, sia mai. E non vieni tutti con il ferro, non parte mai in colpo. Guerre, teste, gang, senza mai un morto. Damn. So cresciuto con il fiuto per gli affari secco. C'è la testa dura, questa merce pura. Sopra la bilancia pesi, fuori di misura. Ragazzi svegli, riconoscono il percorso, sanno che la strada è che la fame aumenta. Carina anche questa, solo che a differenza delle altre sento che è una canzone di cui in un certo senso si poteva fare a meno, perché diciamo che tutte le altre canzoni avevano quella particolarità o comunque quella cosa che ti facevano dire sì, hit. Invece questa a mio avviso è un po' ripetitiva, perché alla fine non ha un ritornello, comunque in un certo senso non abbiamo mai sentito prima nell'album, non ha un flow, una sua strofa che prima non abbiamo già sentito, quindi vi dico che è una di quelle canzoni che personalmente avrei magari tolto dal progetto per renderlo un pochino più solido. Detto questo, non è neanche male. Passiamo con Money Bags, dove troviamo Speranza. Faccio drift sopra un T-Max sulla sterrata. Ehi, portati fiore le tombe fra soldati morti nell'alto. Ipocriti, giudichi me perché me ne frego del sistema. Riempio di soldi, ste money bags. Per i miei wider a flore on. Nulla di tante su un tenere. Riempio di soldi, ste money bags. Spingiamo finché non ci ammazzano. Spingiamo finché non ci ammazzano. Nulla di tante, sto molendo. Fiumi di sangue tra fortuna e tevere. Matteggio alla strada, alla plata, allo plomo. Fratello, che stai ricevendo. Ci porto qua che te pali. Fratello, non ti può scappare, vero. Vedete, questa per esempio ci sta molto di più perché c'è speranza, c'è un qualcosa di diverso. Secondo me in questo caso anche la strofa di Noize è più bella di quella di prima, specialmente anche l'idea del finire la strofa con subito l'attacco del ritornello, cioè le due cose sono collegate, quindi molto figa. E in questo caso Speranza ha fatto il panico, vabbè, lui è totalmente un pazzo. Pure lui è un rapper molto particolare nella scena italiana, perché ha il suo stile che si contraddistingue subito, sin da quando lo ascolti, e poi come potete vedere può mischiare anche il francese nelle sue canzoni, quindi sicuramente è un qualcosa che non tutti sanno fare. E ora signori, è il turno di Verano Zombie 3 con Gemello e Metal Carter. A tutti i pezzi di merda ritornati. Mamma mia. Zombie tornano in onda sopra i clannis forever like Brutus. Vedete? Stessa merda bruta. Narcos Noize Kings Bad like the Cook Crab. Black C, K Nero. Steel Kill e davvero. Vedi che ro. Mamma mia la cheat. Tornano stanotte, bussano alle porte. Le panchine, chi pensi che è tornato dalla cripta? Welcome back, Parrot, di te no one care. Vestiti black nell'ombra, propaganda cobra. Da Pischelli, Sonic Cute, il tuo crew. Ok. Nel mio hood, Robin Hood. Prima Roma Ovest, a Roma Est, fa il botto. Il secco non cambio al collo, non è suicidio, è omicidio. No. Non chiamare fasti, pazzisco. A te non ti spacco, secco ti seppellisco. Questa è stata
potentissima, soprattutto se poi si pensa che è il terzo capitolo, insomma, di questa piccola serie Verano Zombie, che è cominciata con la prima, che non mi ricordo l'anno, sono andato a controllarla, uscita nel 2005, presente nell'album Non dormire di Noyz Narcos, ed è proprio da lì che è preso il ritornello, insomma è una citazione a quel pezzo. In quel caso c'erano solo Noyz Narcos e Gemello, qui c'è anche Metal Carter, che dire, Truce Clan, quindi solo merda cruda, merda cruda. Questa traccia è merda cruda. Ittona stratosferica, soprattutto per il ritornello che è troppo cattivo. E la cosa ancora più figa di questa canzone e più assurda qual è? È che è stata prodotta da Greg Whelan. Cioè, che cazzo di combinazione di artisti. Veramente, metti la, un producer che comunque è uno tra i più giovani del presente che sta spaccando, lo metti insieme a rapper che nel passato hanno fatto la storia e continuano a farla. Andiamo avanti con la prossima, che è Daytona 2000 con Rusty Kilo. Il mitra alla finestra, che IRS, manco fosse agli arresti. Mamma fine, mia. Il cammino sway, campo d'esterminio. Famo my way. Raggi sul viso, giro con gente che ha ucciso, gliel'ho venduta. Ok, Rusty. Non la scinta, star senza contratto. Gli regalo tette e naso perché mi pare il caso. Tutte cose in un giro di Rolex. Overdose in un giro di Rolex. Cinque droghe in un giro di Rolex. Lette svolta cassaforte. Voglio morire con tutto l'oro addosso. Oh. Si sepolto in cassa dorata. Con due monete sui miei occhi chiusi. La troia che è a fianco, mi chiedo chi gli dà il cazzo. Croato che costa tanto. L'album sta per finire, ma le hit no, a quanto pare, perché questa è la penultima traccia ed è comunque potente. Una collaborazione tra Noyz e Rusty, che sono due artisti entrambi di Roma, che comunque collaborano da tanto, stanno da tanto in giro insieme, e l'ho detto anche nella reaction a Cinzia, l'album di Rusty, quindi ve la lascio in descrizione. Magari Rusty ultimamente siamo più abituati a sentirlo in chiave trap o comunque su questo nuovo sound, però anche lui magari ai tempi, soprattutto prima, faceva comunque roba un po' hardcore, e mi viene in mente album come Molotov. Poi ha avuto anche i suoi momenti nella carriera, nel senso che in un periodo iniziò a fare i primi pezzi grime in Italia. Come sempre con Noyz rilasciano solo hit, e quindi mi è piaciuta davvero tanto. Io direi che possiamo concludere con Victory Lap. Tu segui le troie, io seguo l'istinto. Oh. Hai vinto bene, vestita rossa balla, la mia lama farfalla. Tu segui le mode, bello, le banconote sporche, sempre serie. Mamma mia, manca un pezzo dalla tua fondina. Ultimo giro nel mio re. Mamma mia, la classifica la fa in strada. Fuck Fimi. Che bello il ritornello. Un outro veramente azzeccatissima per chiudere un disco del genere, soprattutto per la produzione che ha dietro, che è proprio glory in un certo senso. Il beat di Mace veramente bellissimo e, ripeto, super azzeccato. Noyz ci ha rappato così come fa da una vita, è veramente bella bella bella, mi è piaciuto un casino. Anche questa credo che sia una tra le migliori dell'album. Che dire invece di tutto il progetto? Mi è piaciuto un sacco davvero, finalmente dopo anni un album rap fatto per bene. Chiaramente si vede che comunque in qualche canzone Noyz ha cercato anche di fare, no, il pezzo mainstream, il pezzo un po' per pompare le vendite, ma è rimasto sempre lui bene o male, e questa è la cosa secondo me che più l'ha premiato in tutti questi anni, nel senso che ci sono stati tantissimi artisti che per stare a passo coi tempi hanno cambiato completamente lo stile, molti di questi finendo anche per essere dimenticati. Invece il suo segreto è proprio averla in un certo senso mantenuta real dall'inizio. Penso che sia anche questa la cosa che, ripeto, affascina di più di lui come rapper, uno che alla fine ha sempre fatto il cazzo che voleva, e questo album nell'ennesima prova. Voi cosa ne pensate? Questo album vi è piaciuto? Vi ha deluso? Qual è la vostra traccia preferita? Eravate in hype? Fatemi a sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che uscirà. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, tutte le mie playlist. Mi raccomando, seguitemi ovunque. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.